Stefano, si arriva al derby di Chieti contro la capolista, il Teramo ci arriva molto bene, 5 risultati utili, 3 vittorie consecutive, qual è il rumore dello spogliatoio? Beh, sicuramente buono perché comunque veniamo da 3 vittorie consecutive, quindi la squadra sta facendo bene, è in crescita. E domenica andremo a affrontare questo derby nel migliore dei modi. È una squadra che sta prendendo sempre più consapevolezza della propria forza nei propri mezzi, perché insomma rispetto all'avvio un po' stentato, forse adesso vi siete anche un po' più adeguati a livello di questo campionato. Sì, ci siamo adeguati a livello del campionato e vabbè, io ero sicuro che comunque riuscivamo ad ottenere i risultati, perché comunque abbiamo lavorato molto bene. Comunque è stato sempre un crescendo e con domenica che abbiamo fatto la miglior partita secondo me a livello sia tattico che tecnico, arriviamo a questo derby con il Chieti nella maniera migliore possibile. L'altra volta scherzavamo con te sul fatto che ottobre era un po' il mese tuo della rinascita, in effetti così è stato, no? Con questi gol, come ti senti? Io mi sento sempre meglio, è normale, cioè, l'età passa, quindi il fisico un po' cambia, è normale che ci vuole un po' più di tempo, adesso a livello fisico, a livello mentale mi sento molto bene, quindi, ma si vede già la differenza in campo e quindi passando le partite mi troverò sempre meglio. Date la mano per concludere, quanto fa male questo divieto di trasferta e quanto sarebbe bello dedicare un risultato positivo ai tifosi al ritorno? Sicuramente lo dedico ai tifosi e mi dispiace moltissimo, perché comunque penso che sia una cosa non bella non poter assistere a un derby dopo tanto tempo con il Chieti. Per me non è una cosa giusta, però dobbiamo rispettare anche le decisioni che prendono gli addetti ai lavori.